Ciao, oggi voglio fare con te un accenno alle neuroscienze. Qualche tempo fa parlavo con una mia collega, con la dottoressa De Cesaris, e le spiegavo che da quando medito mi sento più in equilibrio con me stessa, meno reattiva, più serena e mi sembra di avere molta più energia. E le spiegavo che questo spazio introspettivo che mi ritaglio tutti i giorni ha migliorato anche il mio sistema immunitario, nel senso che mi ammalo di meno e in particolare, in generale, tutto il mio benessere. Lei, che è un'appassionata di neuroscienze, mi ha fornito alcune letture per approfondire alcune scoperte appunto delle neuroscienze che mi fanno capire che anche il cervello che è plastico riesce a avere un beneficio da questo spazio mindfulness, nel senso che ogni volta che io pratico particolarmente un'attività, essendo il mio cervello plastico, è come se si lasciassero delle impronte, no, nel nostro cervello e alcuni circuiti vengono fortificati rispetto ad altri. Pensiamo ad un ballerino che magari balla per 7 ore al giorno, alcuni circuiti motori sicuramente si rinforzeranno molto di più, saranno più mielinizzati perché ci saranno proprio più sinapsi. Quindi ogni comportamento che abbiamo, ma fin da quando siamo piccolini, avrà un influsso, sul nostro cervello. Questa attività che noi facciamo di meditare, ma che è antica perché è, diciamo, diffusa in tutte le religioni, no? Di riuscire a trovare del tempo per entrare dentro di noi in un momento di riflessione, quindi meno azione, ma maggiore riflessione. Ha un impatto sul cervello perché va proprio a collegare e rinforzare alcuni circuiti che collegano le funzioni, diciamo, del cervello, della corteccia, che è un pensiero dove c'è il pensiero magari più astratto, più operativo, con una parte invece più profonda che riguarda il mondo delle emozioni. E riuscendo a rinforzare questi circuiti, anche il cervello diventa meno reattivo, cioè si va proprio a rinforzare, ad integrare, quella parte di, come dire, collegamento tra queste parti del cervello. E questo poi lo si manifesta anche nel comportamento. Per cui noi sappiamo che ogni esperienza che facciamo, se ne siamo consapevoli, sappiamo scegliere cosa ci fa stare meglio e cosa ci fa stare peggio. Io inizialmente non credevo che la meditazione riuscisse ad avere così un effetto benefico su di me, così è stato e diciamo che con questi ultimi studi che ho approfondito ho anche capito che è una questione non solo di benessere apparente, ma veramente di come anche il cervello risponde a questa mia pratica. Alla prossima istantanea.